Buonasera, benvenuti alla conferenza stampa promossa dal progetto CRU9, che è un'unità funzionale all'interno dell'US9, distretto US9, e che promuove la cultura della pedagogia digitale. Lascio subito la parola per i saluti, visto che ci troviamo all'interno della palestra digitale del comune di Bussolengo, al sindaco Roberto Brizzi, e che invito qui a salutare. Grazie Paola, ma un saluto velocissimo anche perché siamo qua per ascoltare voi, non il sindaco, però ci tenevo a dire veramente due parole corte, ma un messaggio da chi ci ascolta da casa, nel senso che abbiamo una società che sta sempre rincorrendo l'emergenza su qualsiasi campo. Questi invece sono servizi dell'ASL che invece non sono in emergenza, ma vai a seminare. Continui a seminare sui, ma non solo sui giovani, ma specialmente in questo caso sui giovani, ed è fondamentale perché sembrano, vi posso assicurare, da un'altra prospettiva, possono sembrare iniziative che sì, porno, vabbè, quattro filmati e in coinvolgimento di qualche ragazzo, e invece io credo veramente, credo fortemente invece che tutti questi tipi di progetti sono i miglior soldi che può spendere la società italiana. Ripeto, adesso non vorrei fare un parallelismo con visto che è quello che sta succedendo dalle nostre parti in questi giorni, però è inutile continuare a rincorrere quando il danno è già fatto. Questa è tutta, si chiama prevenzione, forse io perché vengo dal mondo della prevenzione come lavoro, però ci credo veramente tanto. E quindi ringrazio tutti quelli che ci lavorano all'interno o comunque anche diciamo, tutto il corollario che c'è intorno, perché veramente ci credo tantissimo. Ed è vero che magari non li vedi subito i risultati, però insomma sono quelle cose che insomma, speriamo che di lasciare una società migliore di quella che vi abbiamo regalato noi, perché sono molto critico con la mia generazione, perché insomma potevamo fare qualcosa di più. E poi insomma stiamo parlando di telefonini, faccio notare che 5 persone sul tavolo, 4 telefonini a mo' di cowboy con la pistola davanti. Ma è giusto, cioè, è normale che sia che arriva anche la quinta, perfetto. Perché così c'è. Cioè, è inutile che ci nascondiamo, è cambiato il mondo e quindi o restiamo fermi al muro, al palo, pensando che non so che, o se no si corre e si cerca di stare al passo coi tempi, cercando di gestire anche al meglio tutti questi strumenti che hanno una potenzialità enorme, ma bisogna anche saperli usare bene. Grazie, grazie veramente a voi, grazie a tutti, grazie a Paola, la mia delegata delle politiche giovanili, all'ASL in modo mondo molto generico, ma in questo settore, perché veramente credo che state facendo un grandissimo lavoro per Distretto 4, io sono assolutamente contento. Grazie. Grazie. Siamo ora per un intervento il dottor Maurizio Faccincani, direttore UOC Sociale. Prego. Intanto grazie soprattutto ai protagonisti oggi e non solo siete voi. Tra l'altro è la seconda edizione, questa sbaglio, che facciamo, perciò insomma la continuità vuol dire che chi ha già lavorato prima ha lavorato bene, state lavorando in modo veramente meraviglioso. Io ringrazio il sindaco, soprattutto perché insomma il comune è sempre attivo come tutti gli altri comuni del distretto 4 e questo lo faccio a nome del direttore generale, dottor Girardi, e del direttore dei servizi sociosanitari, dottor Grottola, che oggi sono in ferie, in vacanza. Ma sono spiritualmente presenti perché hanno dato da subito anche l'assenso, l'ok al fatto di dare continuità a questa bella attività, a questo nuovo modo, tra virgolette, di comunicare. Il sindaco ha detto prima, viviamo nell'era del digitale, della comunicazione, dei social, tutto fondamentale. E il bello è che voi state cercando di aiutare i vostri coetanei e non solo a usarli bene, perché non esiste la comunicazione digitale negativa o positiva, dipende da quello che vogliamo fare noi, come la vogliamo usare e che comunicazione vogliamo dare. Però mi permetto solo una battuta nel ringraziare poi anche il servizio educativo territoriale nelle sue varie articolazioni perché è sempre dinamico e attivo, vi diamo atto, sempre presenti, tra l'altro io vengo dalla storia del distretto 4 come esperienza e sono anche residente nel distretto 4 in quel di Villafranca. Sarete protagonisti con continuità all'interno del sito anche dell'azienda, perciò il fatto che vi viene riconosciuto e questo vuol dire che apprezziamo molto quanto state facendo, contiamo molto su di voi perché portare un linguaggio positivo, fattivo, di luce, dinamico nel mondo giovanile è importante perché nelle tante attività stiamo affrontando anche il tema del disagio giovanile
e sappiamo l'esperienza Covid cosa ha comportato, io poi ho parlato troppo e mi fermo, serve gente che porti positività, luce, voglia di vivere la vita anche nelle difficoltà, nel fatto, nella voglia di rialzarsi. Perciò contiamo su di voi per questa continuità a tutti gli effetti e anche mandare qualche messaggio che cellulari sono importanti, lo smartphone è importante, la comunicazione è importante, fa qualche relazione di più. Io ci resto un po' male, vengo da 7 giorni di vacanze, qualche annetto ormai ce l'ho, ma quando vedo che a un tavolo ci sono 4 giovani, invece di parlarsi guardano tutti il cellulare, permettetemi, sarà una cosa utile, ma qualche ora in meno di cellulare e qualche sorriso stretto di mano e qualche battuta in più penso che faccia bene. Grazie per quello che fate, avete il pieno appoggio nostro e grazie ancora al Servizio Educativo Territoriale e al Comune. In bocca al lupo. Lasciamo ora la parola al dottor Paolo Giavoni, che è coordinatore sociale del Distretto Ovest, che ci inquadrerà il progetto CRU9 all'interno appunto della struttura organizzativa e, come dire, progettuale dell'ULS del Distretto Ovest e dell'US9, e quindi lascio la parola a lui. Buonasera, grazie dell'invito. Ecco, tutto questo nasce, ecco, ovviamente dai ragazzi, ma anche da un servizio che da tempo è sul territorio. Ecco, questo è il Servizio Educativo Territoriale, formato da ormai 44 educatori che sono sul territorio e lavorano, ecco, sulle politiche giovanili, sulle politiche della famiglia, sui ragazzi e quant'altro. È bella questa slide in cui, ecco, ci sono varie simboli, l'ULS, il servizio educativo, i sindaci, i progetti. Ecco, vuol dire che a problemi complessi come questo, perché non possiamo banalizzare che l'uso dei social è una cosa importante e significativa, tutti ne parlano, ma bisogna in qualche modo anche avere una risorsa, delle strutture anche a livello, ecco, di competenze importante. E quindi nell'affrontare, ecco, tutta la tematica delle politiche giovanili con il servizio educativo, ormai da alcuni anni è emerso quanto era necessario avere anche delle competenze specifiche, quindi un gruppo di educatori, 6 o 7 educatori, hanno proprio fatto anche un percorso di formazione, e questo percorso di formazione ovviamente deve sfociare in azioni, ecco, in dispositivi, e questo è uno di quelli. Siamo stati tanti nelle scuole a fare i laboratori con gli insegnanti, con i ragazzi, perché anche agli adulti è fondamentale offrire delle opportunità, ecco, educative e di crescita, e questa cosa delle pillole, giusto, si chiama così, o in termine tecnico si chiama, inizia per R, RIL, RIL, ecco, sì. Prima fatta dai nostri colleghi educatori e poi, ecco, fatta da voi, penso che sia veramente un percorso interessante, snello, semplice, perché poi alla fine alle persone devono arrivare delle cose immediate. Ecco, le ho viste e le rivedrò volentieri e veramente vi ringraziamo. Quindi un grazie sicuramente a tutta l'organizzazione, ma in particolare, ecco, alla nostra coordinatrice, la Paola Gerosa, il gruppo di educatori, ma in particolare, ecco, questo gruppetto di 6 o 7 educatori che stanno facendo questo percorso anche per diffondere le competenze negli altri territori. Ecco, stasera è Bussolengo, però queste cose, ecco, io direi che, come nostro stile, ecco, da Ferrara di Montebaldo a Isola della Scala, potrebbero essere veramente dei momenti importanti e significativi anche per far sì che questi messaggi possano essere diffusi un po' nella nostra azienda, nel nostro distretto, che ovviamente da Malcesine a Isola è molto grande, molto lungo, e quindi insomma potrebbe essere questo anche un numero zero, okay, per riproporre anche magari con altri vostri colleghi queste prospettive, queste pillole che sono veramente però molto interessanti. Quindi grazie a tutti e buon lavoro. Grazie, e mi sento di, come dire, accompagnare adesso alla descrizione del progetto, alla descrizione di tutto del processo, perché poi vedremo il prodotto alla fine, no? E quindi guarderemo insieme i reel che sono stati realizzati interamente dai ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato al progetto. Sento però doveroso fare dei ringraziamenti anche a tre ragazzi che oggi non ci sono, non possono essere presenti, ma che sono, vedrete poi sia nei commenti poi legati a che cosa ha significato per loro l'esperienza, ma anche poi nei reel totali, che sono Giulia Banterla, Erika Fortunato e Michele La Rosa, che non sono potuti esserci stasera. E anche, ovviamente, doveroso, è chiaro che questa sera in rappresentanza dell'unità funzionale CRU9 ci sono io, che sono l'educatrice di Bussolengo, c'è Veronica Gasparini, ma è formato, appunto, come diceva il dottor Paolo Giavoni, da un gruppo di educatori che sono
rappresentativi di tutti gli altri territori del Distretto Ovest, perché il nostro è sempre un lavoro intercomunale. Noi siamo ospiti oggi, ma siamo, come dire, rappresentanza di tutto il Distretto Ovest, del servizio educativo di tutto il Distretto Ovest. E quindi un ringraziamento particolare a Michele Sartori, che è l'ideatore, colui che ha spinto questo progetto, che ha trovato i finanziamenti, che poi ci ha coinvolti e che quindi, insomma, va ringraziato fortemente, e i colleghi Davide Benedetti, Roberta Alberghini, Alessia Pelanda, Giorgio Cipriani, che è l'educatore digitale che in questo momento è dietro questa telecamera, e anche Natascia Martini, che per un periodo ha partecipato alla realizzazione del progetto. Ci sembrava doveroso, ma a questo punto lascio giustamente la parola alla descrizione, quindi invito Veronica Gasparini a dare l'intro e poi via via i ragazzi e le ragazze che avranno il loro intervento. Eccoci. Allora, questa sera siamo qui per raccontare, come è stato detto prima, una parte di CRU9 che riguarda le pillole digitali. Le pillole digitali, come è stato detto prima, sono alla loro seconda edizione. La prima edizione è... Intanto, che cosa sono le pillole digitali? Sono una serie di video, piccoli, brevi video, che vengono poi utilizzati in quelle che sono le formazioni per i genitori, oppure durante i laboratori a scuola, oppure semplicemente pubblicati su internet e quindi fruibili da chiunque, che in qualche modo stimolano rispetto ad un argomento che ha a che fare con il digitale e con la pedagogia digitale, quindi la crescita dei ragazzi e la gestione da parte dei genitori della relazione tra di loro e i ragazzi, tra loro e il digitale. Nella prima edizione erano stati registrati questi video di circa 2 minuti, molto ironici e simpatici, si trovano sul sito pedagogiadigitale.it, ed erano stati gli attori e i protagonisti erano proprio gli educatori, quindi degli adulti. Questi video erano in orizzontali, pubblicati su YouTube. Do tutte queste informazioni perché poi è interessante l'evoluzione che ha avuto invece in questa seconda edizione. Quando è stato il momento di registrare dei nuovi video, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: forse è il momento che questi video li facciano direttamente dei ragazzi e che la comunicazione arrivi da parte loro, sia nella forma ma anche nel contenuto, perché è stato ideato anche il contenuto direttamente da loro, non sono soltanto stati degli attori che si sono prestati a questa cosa. E anche adesso, nel momento in cui dovevamo presentare pubblicamente questo progetto, ci siamo detti che le persone più adatte a raccontarle sono proprio loro. E quindi questa sera, che racconteranno nello specifico quello che fino adesso abbiamo nominato, sono loro. Quindi io passo la parola a loro, che andranno a raccontarci bene che cosa è successo in questi mesi. Grazie mille. Io sono Michael, uno dei ragazzi che hanno partecipato a questo progetto, e inizio dicendo che questo gruppo è stato formato da ragazzi e ragazze di varie età. Qua in questo caso siamo soltanto noi coetanei, però come ha detto prima la Paola, purtroppo ci sono altre 3 persone più grandi di noi che non hanno potuto esserci oggi. E noi ragazzi proveniamo tutti da posti diversi, ma sono sempre comuni del Distretto Ovest veronese, che siamo venuti a conoscenza di questo progetto o grazie a contatti diretti agli educatori territoriali, oppure tramite il sito Instagram, la pagina Instagram di Pedagogia Digitale. Inizialmente il nostro gruppo era composto da soltanto 3 persone, ma nel corso del tempo il numero si è incrementato grazie all'aggiunta di nuovi partecipanti, ognuno dei quali ha dato un prezioso contributo a questo gruppo esponendo i propri punti di vista sul mondo dei social, fino ad arrivare dove siamo oggi. Tutto il percorso è iniziato a dicembre 2022 e si è concluso verso aprile 2023 più o meno, e si è svolto con degli incontri iniziali di presentazione di conoscenza tra noi partecipanti, per poi evolversi in momenti di discussione riguardanti quelli che sono i pro e i contro dei social media e pensare a come potevano essere realizzati dei video sulle tematiche uscite durante gli incontri. Passo la parola a Irene. Grazie, Michael. Allora, io sono Irene, sono la seconda partecipante di questo bellissimo progetto. Allora, l'idea iniziale di questo progetto era stata quella di realizzare dei video in formato orizzontale
E procedendo poi con la realizzazione di tali contenuti ci siamo resi conto che sarebbero stati più efficaci in formato verticale, in modo da replicare una sorta di TikTok che in questo momento sta spopolando, e verso quelle esatte persone che sarebbero state il target dei nostri video. E facendo così avremmo potuto anche realizzare molti più video. E questo in quanto ragionando su questo tema poi mi sono fatta delle domande e mi sono resa conto che per me i reel erano molto più semplici, veloci, efficaci, e mi sono interrogata appunto anche sul fatto se potessero incidere o meno sulla mia attenzione. Questo progetto mi ha aperto nuove prospettive nel vastissimo mondo dei social, permettendomi di mettermi alla prova, fare nuove conoscenze, stringere nuove amicizie. All'inizio non sapevo cosa aspettarmi o come mi sarei approcciata a questo progetto, e sebbene comunque avessi già partecipato a un progetto teatrale qualche anno fa, e però mi sono sorpresa di questi dei risultati che abbiamo ottenuto, e mi sono divertita molto e mi sono resa conto di quanto fosse gratificante essere parte di questo progetto. Quindi passo la parola ad Alessandro. Grazie. Io sono Alessandro Tezza e cominciamo a raccontare come abbiamo realizzato queste pillole digitali, questi reel. L'idea era che bisognava intanto trovare su cosa lavorare, delle parole chiave, dei titoli. Quindi quello che abbiamo fatto è stato utilizzare delle tecniche teatrali immersive, ovvero delle attività tratte sia dalla nostra esperienza sia dal Teatro Forum, e ci hanno dato la possibilità di esplorare vari pro e contro dei social. Ognuno ha potuto dare la propria opinione personale, le proprie idee, e in questo modo il progetto è diventato veramente nostro. Noi mentre lo realizzavamo e poi anche vedendo il risultato finale abbiamo proprio capito che è funzionale quello che abbiamo fatto. Abbiamo visto che è un qualcosa che veramente fa riflettere i giovani, e vogliamo far capire, donare consapevolezza a quelli che fanno parte della nostra generazione, quindi noi stessi, sull'utilizzo dei social. Ed è veramente interessante vedere, partendo da quelle idee, da quelle serate e quei momenti dove ci siamo messi a parlare, dove ci siamo messi a pensare, vedere fino a dove siamo arrivati. Per questo sono veramente molto entusiasta di aver fatto parte di questa iniziativa. Credo che io e i miei amici, sia quelli qui presenti, sia quelli che purtroppo non sono riusciti a esserci, in questo momento abbiamo creato veramente qualcosa di impattante, che sia anche in minima parte utile a quelli che fanno parte della nostra generazione e non solo. Ringrazio veramente chi ci ha accompagnato durante questo progetto e chi ha reso possibile tutto questo, e spero di farne parte anche se ci sarà una prossima edizione. Quindi passo la parola per la prossima fase a Gloria. Io sono Gloria Nanni e dopo aver stabilito i temi generali siamo passati alla parte più creativa, ossia la traduzione in scene dei messaggi che volevamo trasmettere. Come prima cosa ci siamo divisi in gruppi e ad ogni gruppo sono stati assegnati più temi, ma non un tema in particolare a un gruppo, in modo che ogni persona potesse contribuire e così che il messaggio potesse trovare la sua forma più esplicativa. Successivamente è intervenuta la Quok Production, che ha sistemato le nostre scene. Il regista Stefano ha steso i copioni, però non erano copioni da seguire alla lettera, perciò è stato semplice impararli.
poiché erano canovacci, e quindi sono state introdotte anche le battute spontanee. Questa fase è stata molto divertente perché ci ha permesso di mettere in gioco noi stessi, di utilizzare la nostra creatività e anche di farci qualche risata, ma è stata anche la più difficile perché solo presentando il lavoro agli altri a volte ci rendevamo conto che il messaggio non era così chiaro, e, ovvero rispetto, che rispetto alla scena a cui lo avevamo associato non era comprensibile al primo colpo. Perciò si è rivelato fondamentale il confronto di gruppo. Dopo aver dato vita alle scene improvvisate, abbiamo, insomma, è intervenuta, come ho detto, la Quack Production, e abbiamo iniziato con le prove, e successivamente, in base alla scena che ci veniva meglio o semplicemente in base alla scena a cui ci eravamo affezionati, abbiamo diviso le parti e abbiamo iniziato con le registrazioni. Durante le registrazioni tutti quanti erano molto concentrati, ma nonostante questo sempre sorridenti e sereni. Anche le persone che non erano coinvolte erano concentratissime, perché dovevano stare attente a non fare troppo rumore, per non rovinare la scena. E insomma, alla fine della giornata eravamo tutti quanti incuriositi anche dal mondo del videomaking, che non è solo la registrazione, che invece la registrazione è uno step di un percorso che poi porta al lavoro finale, e solo partecipando abbiamo potuto renderci conto anche di questo aspetto che prima magari non consideravamo. E passo la parola a Stefano. Grazie. Sono Stefano Santini, faccio parte dell'associazione Quack Productions, che ha sede qui a Bussolengo e il cui scopo sociale è la promozione della cultura cinematografica e musicale. Noi abbiamo contribuito alla realizzazione di questi reel. Abbiamo optato per questa tipologia di contenuto per due motivi: perché conoscevamo i contenuti, e cioè la problematicità talvolta dei social e il target, cioè i giovani, e quindi questi due elementi confluiscono per forza di cose nella realizzazione di un reel, perché è efficace ed è coerente. I cardini dei reel sono l'immediatezza e il divertimento, quindi abbiamo provato a restituire questa immediatezza attraverso movimenti di camera rapidi, talvolta un montaggio serrato, e il divertimento perché tutti i reel sono un po' ironici, finiscono sempre con una battuta, perché giustamente devono intrattenere. I reel hanno questa caratteristica che è la semplicità, che non vuol dire banalità, quindi anche noi abbiamo provato a dare valore a questa semplicità ponendo attenzione sui contenuti e non sulla forma, perché alla fine un reel lo si può fare con qualsiasi cosa, conta l'originalità, ed è quello su cui abbiamo fatto attenzione. Hanno collaborato con me Daniele Simoncelli, che è qui presente, sempre anche lui di Quack Productions, e Jacopo Castellani. Daniele ha curato la fotografia, Jacopo la registrazione del suono, e gli attori, alcuni sono qui presenti, sono stati molto bravi, la loro interpretazione è molto valida, semplicemente perché era autentica, nel senso che hanno partecipato anche alla scrittura, poi ho dato una mano, ho messo a posto per rendere più asciutto, più economo il discorso, ma allo stesso tempo era qualcosa che sentivano loro. Allora, quando sei autore e interprete, secondo me restituisci una forte autenticità, un forte valore a quello che dici. E concludo dicendo che è stata un'esperienza importante, perché collaborare con giovani è sempre molto nutriente, in uno spazio che è adibito a uno scambio culturale di informazioni, come può essere lo spazio giovani, che è dove abbiamo girato. E quindi per me è stata un'esperienza molto molto importante, quindi ringrazio tutti, ed ero l'ultimo a parlare di noi. Grazie, si è sentito sia il lavoro che la passione che il divertimento, che era un po' il senso anche del processo oltre che del prodotto, ma adesso andiamo a vedere ovviamente di che cosa stiamo parlando. Si è creato, immagino, molta curiosità, e li rivediamo tutti volentieri, li vediamo tutti volentieri per la prima volta per chi non li ha ancora visti, e quindi passiamo a guardare i reel.